Allora, come promesso, dopo l'esperimento dobbiamo fare i calcoli sui dati che abbiamo raccolto, che sono questi qua. Diametro dello spillone, la distanza, la lunghezza della lancetta, la lunghezza del tubo dal punto in cui è fissato al punto dove rotola lo spillone, le due temperature, quindi una differenza di temperature e lo spostamento in quadretti e poi in millimetri della lancetta che ci ha indicato la dilatazione. Diciamo subito che invece che il diametro dello spillone ci serve poi lavorare sul raggio, che è quindi la metà ed è 0,4 mm. Adesso facciamo tutti i calcoli solo con le lettere, a livello astratto, poi ci mettiamo poi i dati solo alla fine, perché è più comodo. La situazione ingrandita dello spillone è questa. Io ho il piano su cui rotolava e sopra il tubo che si appoggiava allo spillone che si è mosso allungandosi impercettibilmente per via della dilatazione termica. Questa è la temperatura T1, la situazione era questa. La lancetta è qui indicata verticale e la posizione del centro dello spillone è indicata dal disegno lì. Cosa succede quando avviene quella piccola rotazione che abbiamo visto? Succede questo, che il tubo si allunga, quindi fa rotolare lo spillone. Il centro dello spillone si sposta e se chiamiamo R il raggio dello spillone, lo spostamento delta R che fa è uno spostamento in rotazione, ma anche uno spostamento del centro dello spillone. Fa sì che sopra lo spostamento che abbiamo misurato dell'allungamento termico del tubo è il doppio del raggio. Perché si fa presto, qui c'è un delta R in questo senso, qua c'è un delta R in questo, a cui bisogna aggiungere il delta R con cui si è spostato il centro dello spillone. E poi qui c'è la lunghezza, cioè la lancetta, la quale, adesso facendo un disegno un po' più piccolino, la quale ci permette di fare i calcoli giocando sulla similitudine fra questi due triangoli. In realtà sono settori di circonferenza, comunque approssimiamolo a dei triangoli in cui questo triangolo piccolo che adesso annerisco ha R come lato lungo e delta R come lato corto. La lancetta, la cannuccia, è quella che è lunga, mi pare abbiamo chiamato D. Quindi la misura di questa roba qua è D minuscolo e lo spostamento che abbiamo misurato in 44 mm, mi pare, è il delta X. Ok? Teniamo presente che il delta L è 2 volte il delta R per questi ragionamenti che abbiamo appena visto. Facciamo la proporzione tra questi due triangoli in modo da... Allora, facciamo il solito schema così non ci sbagliamo. Nel solito schema mettiamo i triangoli, mettiamo quello grande e quello piccolo, quello grande e quello piccolo. E poi di lati abbiamo il cateto lungo, il cateto corto. Oh, scusate, non so neanche più fare gli schemi di proporzione. Allora, se decidiamo triangolo grande e triangolo piccolo, dobbiamo farlo così. Grande qua, piccolo qua. Lungo e corto dei cateti invece va benissimo così. Allora, nel triangolo grande qual è il cateto lungo? D minuscolo. E il cateto corto? Delta X. Nel triangolo piccolo qual è il cateto lungo? R minuscolo. E il cateto corto? Delta R. Dunque, io voglio trovare il delta R per trovare
il delta L. Il delta R è un estremo, quindi nelle proporzioni l'estremo uguale al prodotto dei medi, quindi R per delta X, fratto l'altro estremo che è il D. Questa quindi è l'espressione che ci dà il delta R. Il delta L è due volte sta roba, quindi 2R piccolo delta X fratto D. Ok, e ci siamo trovati appunto una bella formuletta che ci dà questo allungamento. L'allungamento che è dato da 2R delta X fratto D. E qui possiamo fare anche un ragionamento su un'equazione che ci dia la dilatazione termica in funzione della temperatura, perché la dilatazione termica, delta L, deve essere proporzionale alla lunghezza di quello di cui stiamo constatando l'allungamento, proporzionale al delta di temperatura, ovviamente, e poi proporzionale a un coefficiente che viene chiamato lambda, che è la L minuscola dell'alfabeto greco, quindi ha a che fare con lunghezza, il coefficiente di dilatazione lineare, perché stiamo misurando la dilatazione di un qualcosa che ha una certa lunghezza predominante. Vedremo poi successivamente che la dilatazione si misura anche nel caso di una superficie o nel caso volumico, cioè un oggetto le cui tre dimensioni sono più o meno paragonabili, invece nel nostro caso del tubo c'è la lunghezza è quella predominante, poi la larghezza sono trascurabili. Ci sono anche le dilatazioni volumiche o di superficie. Questa è il coefficiente della dilatazione lineare. È quello che ci interessa, perché da questa formula poi la applico a qualsiasi lunghezza e a qualsiasi differenza di temperatura. Potremmo fare poi n esercizi su quanto si allunga una rotaia di un binario ferroviario se c'è 40 gradi di escursione termica, da meno 10 dell'inverno e più 30 dell'estate. E questo delta L viene fuori e si calcola con questa formula. Questo lambda però è quello che ci interessa, che abbiamo misurato su questo caso specifico. Per curiosità vediamo quant'è il valore di questo cavolo di allungamento prima di andare a trovare il lambda, perché il lambda poi si trova come? Se io lo lascio qua e porto il resto dall'altra parte, il lambda rimane delta L grande fratto L grande e delta teta, e quindi questa è la formuletta che ci permetterà di trovare il lambda di questo specifico oggetto che è il tubo di alluminio. Però nel nostro caso prendiamo questi due, trasformiamo, come faccio spesso per vedere le cose in maniera più chiara, trasformiamo la formula in una serie di operazioni in colonna, quindi 2 per R piccolo per delta X diviso D minuscolo. Questa cosa, se ci metto a fianco i valori, vabbè, 2 resta 2, per R abbiamo detto 0,4 mm, 6 mm, qui conviene portarci nel sistema internazionale con le unità di misura giuste, non i sottomultipli. 6 mm sono 10 alla meno 3 metri. 0,4 è 4 per 10 alla meno 4. 4 per 10 alla meno 4 metri. Il delta X sono i famosi 44 mm che si trasformano in 4,4 per 10 alla meno 2. 44 per 10 alla meno 3. Se lo faccio più piccolo fa 4,4 per 10 alla meno 2, diviso la D è 17 cm, che vuol dire 1,7 per 10 alla meno 1 metro. Questo è uguale a circa, facciamo prima un conto con
i coefficienti, poi dopo mettiamo posto la potenza di 10, abbiamo un 2, quindi 2 che moltiplica 4, che moltiplica 4,4, che divide 1,7, e abbiamo 20,7, quindi circa 21. 21 per un 10 alla quanto? Abbiamo un 10 alla meno 4, meno 2 fa meno 6. Il meno 1 era un diviso, quindi un più 1, meno 6 e più 1 fa meno 5. Facciamo così. Spostiamo per arrivare a un 10 alla meno 3, spostiamo di 2 volte la virgola e abbiamo circa 0,2. Non stiamo a riportare l'1 perché sappiamo che qui le cifre significative in gioco sono solo una, per via della misura col calibro fatta del diametro dello spillone. 0,2 millimetri, perché qui i conti li abbiamo fatti pensando ai metri, quindi 0,2 millimetri vuol dire 2 decimi di millimetro. Capite che non si poteva col metro flessibile vedere una differenza di lunghezza di 2 decimi di millimetro. Un decimo di millimetro è pressappoco il punto che c'è in un testo scritto di un libro. Testo scritto piccolo, normale, in un libro un punto è un decimo di millimetro o giù di lì. Quindi è una cosa, in ogni caso il metro flessibile vede i millimetri e non i decimi, non saremmo stati in grado. Questo per curiosità ci è servito per avere quest'idea qua. Più o meno qui siamo sul 0,2 millimetri. E quindi 0,2 per 10 alla meno 3 metri. Ma il lambda, questo coefficiente di dilatazione lineare, quanto è uguale se vale questa roba qua? Allora, vediamo un po'. Lambda sarebbe uguale, di nuovo, trasformiamolo la formula, che è delta L diviso L e delta teta, trasformiamola in un'espressione, come abbiamo fatto prima, in cui le cose sono in colonna e facciamo prima fare i calcoli. Allora, questo significa delta L diviso L diviso delta teta, ok? Questo delta L abbiamo detto che è 0,2 per 10 alla meno 3, perché stiamo parlando di metri, quindi i millimetri sono 10 alla meno 3, diviso L, 50 centimetri, 0,50 metri, diviso il delta teta, sono 85 meno 26. Se fosse 85 meno 25 farebbe 60 giusti, così è 59, quindi è 59 gradi C. Qui sono metri, qui sono metri. Circa uguale, facciamo il calcoletto, che verrà un numero un po' piccolino, perché cosa succede? Qua abbiamo punto 2 da dividere per punto 5, vabbè, quindi diventa più grande e mi viene 0,4. Se lo divido invece per 59, qua mi viene 6,8 millesimi, cioè il risultato è 6,8, anzi 7, perché le cifre significative, ricordatevi, sono solo una, cioè 6,8 per 10 alla millesimi meno 3. Ma qui c'è un altro meno 3 e quindi alla fine è 7 per 10 alla meno 6. I metri se ne vanno via, come unità di misura è fratto grado centigrado o grado Kelvin. Quindi
ci è venuto un valore che è 7 milionesimi, cioè per ogni grado di temperatura un metro di tubo si allunga soltanto di 7 milionesimi, quindi circa 7 micron. In realtà è un dato molto diverso dalla realtà per via della scarsa precisione con cui abbiamo fatto soprattutto la misura del diametro dello spillo, perché in realtà il lambda dell'alluminio, preso da tutti i testi di fisica o da Wikipedia, è circa, mi pare, 2,4 per 10 alla meno 5, quindi 24 per 10 alla meno 6. Noi abbiamo trovato 7 invece che 24, cioè abbiamo sbagliato di un fattore 3. Quindi questa nostra imprecisione, che si può immaginare del 10%, perché 10% è quando tu conosci soltanto una cifra significativa, sommate gli altri 5%, 2% delle varie misure, i vari errori, ci hanno portato fuori un fattore 3. Però l'ordine di grandezza è più o meno quello lì, si tratta di una decina di milionesimi e quindi un centomillesimo per ogni grado centigrado di sbalzo di temperatura. E con questo possiamo passare alla video lezione successiva.